alcune situazioni prescrittive sono in atto, cioè nel senso che l'azienda sta incominciando a temperare quelle che sono le prescrizioni delle varie autorizzazioni, AIA su tutti, ma anche quelle che riguardano l'accordo di programma. E questo è sicuramente importante ed è un buon segno. Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti e gli illeciti ambientali, Alessandro Bratti, del Partito Democratico, sostanzialmente promuove Arvedi e il lavoro impostato alla ferriera di Servola. Quell'impianto è un impianto che va rimodernato in parte, alcuni interventi sono già stati fatti, ha un suo impatto, anche perché l'urbanizzazione ha creato questa situazione che purtroppo è molto simile in tante parti d'Italia, dove le aree urbane sono praticamente dentro lo stabilimento, e che trattasi di siderurgia o di impianti chimici, le problematiche poi ambientali ci sono tutte. Stamani in prefettura la Commissione ha incontrato la stampa al termine di una serie di sopralluoghi in Friuli Venezia Giulia in Slovenia, fondamentalmente per verificare lo stato di attuazione delle bonifiche e delle messe in sicurezza dei siti nazionali. Il presidente Bratti ha sottolineato la riduzione delle emissioni grazie all'installazione delle cappe. Non ha nascosto quanto la stessa Arvedi sia ancora alle prese con il problema derivato dal rumore, ma comunque non ha voluto esprimersi in merito ad una domanda sulla possibile chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Servola. Ma non è il nostro lavoro. Poi se ce lo chiedete in un altro contesto, il consesso ve lo potremo dire, ma non in questo. Io non mi permetto di entrare in una decisione. Il lavoro che dobbiamo fare noi è quello che ho provato sinteticamente a dirvi all'inizio, insomma, sperando di poterlo fare al meglio e sperando anche di dare una mano al territorio, inteso popolazione. La prossima settimana a Roma la Commissione concluderà il ciclo di audizioni ascoltando il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e la presidente della Giunta regionale Deborah Serracchiani.